Eccoci con il mister del Città di Falconara, Giulia Domenichetti. Intanto un grande piacere rivederti qui al palazzetto, come prima cosa. Sì, è sempre un'emozione anche per me tornare, fa piacere anche a me. Una partita sulla carta era disequilibrata, invece si è visto equilibrio in campo, vittoria sofferta. Ma disequilibrata forse per chi non segue il campionato. E la classifica almeno. Sì, no, perché nel senso che comunque le ultime due partite con Molfetta avevano dato dei segnali importanti, quindi non l'avevamo notati, ecco, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, tosta, contro una squadra che comunque sta reagendo e si vuole salvare. Poi certo essere andate subito in svantaggio ha complicato un po' di più la situazione, però eravamo consapevoli che sarebbe stata dura. Un Città di Falconara che, nonostante le difficoltà del match, specialmente nel secondo tempo, ha dimostrato di non farsi prendere dalla frenesia di segnare a tutti i costi. Io ho detto in cronaca che l'avete gestita con intelligenza, trovando poi la rete nel vantaggio. Sì, forse una nota positiva può essere quella, sicuramente. Altre volte magari ci siamo fatte prendere più dalla frenesia, siamo rimaste un filo più lucide, il secondo tempo soprattutto, e alla fine dai, è entrata e siamo riusciti anche a difendere poi sull'assalto col portiere, quindi bene. Abbiamo visto poco minutaggio per Sara Burtimà, aveva qualche problema fisico? Sì, rientrava da un infortunio, quindi comunque ha giocato qualche minuto, quindi buone indicazioni. Voi continuate chiaramente il vostro campionato, diciamo, di vertice o comunque nei primissimi posti, obiettivi? Obiettivi nessuno, dall'inizio dell'anno che non ce ne siamo dati, nel senso che è una squadra che vuole stare in alto ma non deve stare in alto, quindi nel senso che nessuno ci mette pressioni, giustamente le ragazze sono atlete di alto livello e vogliono stare in alto, io sono abbastanza competitiva quindi ci piace stare in alto, ma facciamo il massimo ogni partita, l'obiettivo è quello. Una città che vi segue, anche qui al Palazzetto di Scandicci c'erano diversi vostri supporters, sì, fa piacere questo. C'è un bel seguito, poi ne approfittano per fare il weekend in giro, quindi dai, Firenze è una bella città, no? Fa piacere, sicuramente c'è una bella attenzione a Falconara da quel punto di vista, speriamo di mantenerla alta. Visto il legame che hai con il CF Pirettini, ti chiedo qualcosa anche su questa situazione di classifica sicuramente deficitaria da parte della squadra di Pamela Presto. Mi dai ancora qualche speranza, anche a salvezza, 6 punti sotto l'Audace Verona. Prossimo turno di campionato c'è lo scontro. Ma Pelletterie ha uno staff che stimo molto, quindi immagino che oltre che un roster che stimo molto, le ragazze sono capaci di grandi cose, quindi devono continuare a giocare secondo me come hanno giocato le ultime partite, che i punti arrivano. Grazie Giulia e complimenti. Grazie mille, grazie a voi.